erano tutti tedeschi, quindi erano i carri armati a Toraro. Tutti i carri armati erano tutti accampati a venire a rubare la presa, sempre sotto strada. L'aereo, faccio, e mitragliavano, sparavano come niente. Eravamo tutti quanti alla porta, mia nonna, mia mamma, mia sorella Giulia. C'avevamo una vigna. Quando vedevamo su militaro, che aveva un cappello come l'arpide, ed è desciuto da dentro la vigna, ed è venuto alla porta, lui alla finestra. E dove saliva, l'occhio che pulire, non l'ho potuto mai capire, che ha detto. Abbiamo detto noi che eravamo da finestra, ma vedi che sono due con capienza come pane, oppuramente abbiamo l'azienda cuore mucche, abbiamo detto che pensa che avevano latte. Ma cosa ci ha detto? Tu ci hanno guardato, si vinta a foglia, vinta a foglia c'era mamma e nonna. Tutta una volta l'hanno abbrancicato, che pure assaglia che c'era la scala. E mamma mia, buon'anima! Si è scorciato tutte le notti per un bandiere che voleva venire sopra. Mamma mia, nonna di un giubbino da rete che tirava. Noi quando abbiamo visto questo c'era un tavolato così, si mi ha guardato e si è mazzicato sopra. Si è mazzicato sopra e l'avevo baciato, è venuto. Io avevo la casa come ne ha fatto, tutte le robe in terra ne ha gettato, ne ha gettato il solo, però sempre un mezzo che aveva il guardo, come non era un fucile, non era da canne. Secondo me, dice che pensi che ne eravamo ammucciati tutta te, non lo so, non l'ha trovato. Come era un assassino, due assassini. Pensi che ammazzava la razza. Poteva avere 11-12 anni, c'è di chi sono una vecchia.